L'origine del nome della Aquilegia Einsleana non è ancora oggi molto chiaro. Clarici, botanico del Settecento, scriveva che alcuni vedevano in questo nome il fior di Giove di Teofrasto. A dir la verità, sono stati tanti i nomi attribuiti a questa pianta che volgarmente viene chiamata Aquilegia di Einsle, ma che in molte zone ancora chiamano Amor Perfetto o Colombina. Il nome attuale potrebbe forse derivare da Aquilegium, raccoglitore d'acqua, ma anche da Aquilina, in qualche modo a simboleggiare una piccola aquila dal punto di vista estetico. Sta di fatto che dal 1600 in poi i vari botanici, che nella storia hanno lasciato importanti riferimenti, l'hanno sempre chiamata Aquilegia, attribuendo al botanico Einsle il nome invece della specie. Fra le piante della stessa specie, quella di Einsle è decisamente la più piccola, raggiunge infatti i 40 cm di altezza, con un forte colore blu scuro viola che ben la fanno individuare fra le rocce delle Alpi orientali, dove è davvero facile incontrarla. I fiori sono strutturati su più piani simmetrici, con petali separati. La parte esterna consiste in un verticillo formato da 5 tepali petaloidi dalla forma spatolata. Quella interna è formata da 5 nettari petaloidi di colore azzurro-viola con 5 pistilli liberi. Gli stami invece sono numerosissimi, oltre i 50. Fiorisce da giugno a luglio e l'impollinazione avviene tramite insetti. I frutti sono un aggregato di follicoli. Dal punto di vista officinale, la Aquilegia di Einsle viene utilizzata per infusi dalle proprietà diuretiche. In erboristeria vengono usati solo i semi. Il nostro consiglio, come sempre, è di evitare comunque l'uso del fai da te, se non attraverso prodotti di erboristeria. Linneo sottolineava infatti spesso nei suoi scritti come questa pianta possa portare a morte chi ne fa uso improprio e ricordando come la famiglia delle Ranunculaceae sia generalmente tossica per l'uomo.